Bene, buonasera a tutti e benvenuti al Parco Comunale di Lubriano. Io sono Antonio Tammaro, ci siamo già visti qualche anno fa in occasione della presentazione dei filmati storici che riguardano la festa della Madonna del Poggio, e oggi invece mi trovo qui per presentare un libro speciale per me, di un amico, e questo amico si chiama Realino Dominici, al quale farei un grande applauso. Grazie Antonio, buonasera a tutti, niente, questa sera vi ringrazio per la vostra presenza. Questa sera io presento questo mio terzo libro, Poesie e ricordi di un bimbo contadino, dove questi ricordi sono del babbo e della mamma quando lavoravano la campagna, il potere, tanto per dire, nelle quattro stagioni: l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno. E poi ho molte tante altre ricordi con poesie, e poi ricordo più bello anche perché io ho un nome un po' particolare, Realino, e il babbo, c'è la storia perché mi chiamo Realino e il babbo me lo racconta tutto in dialetto, e proprio è bello anche perché ho ricordato i miei genitori che purtroppo non ci sono più, sì, in questo libro. Allora, io ho visto, leggendo questo libro, ovviamente sono arrivato un pochino preparato, ecco, su questo libro, anche se praticamente inedito. Io, ecco. Invece io vado così. Vabbè, tu vai a braccio, le storie le sai già, ecco, io l'ho dovuto leggere. Ecco, ho visto, è molto marcato l'aspetto familiare, ecco, rispetto agli altri libri, soprattutto al babbo e la mamma, Lisetta, sì, e Celeste. Sì, esatto. Quando specialmente racconto che la mamma si vendeva qualche cosa al pollaiolo, come una calcolatrice, lei batteva le dita alla punta del naso. E allora, il primo invito, giustamente, nel comprare il mio libro. Il secondo invito, invece, una volta finito qui, andiamo tutti in quella baracca su, che abbiamo un bel rinfresco con porchetta, vino e altre cose. E si raccomanda che quando uno va a casa, tanto per dire, se c'ha la moglie la macchina, le faccia portare la moglie. Ma se beve pure la moglie, poi che fa? No, se non c'ha uno la moglie, ce l'abbiamo in affitto. Se lo prendi in affitto. Poi ormai si vendono libri, si affittano, esatto, mogli. Sì, esatto. Un po' di... importante che non succede niente, che tutto va liscio, che ritornano, sì, a casa bella. Perché qui noi, io ho il permesso di stare fino a mezzanotte. Sì, cominciamo. Io vorrei fare prima di tutto dei ringraziamenti, ecco, sì, perché in particolare per l'amministrazione comunale che ci ha concesso oggi lo spazio per fare, esatto, esatto, questa festa, questa presentazione, e quindi vorrei invitare sul palco Massimo Romanelli per, sì, darci un saluto. Farei anche un applauso a Massimo Romanelli. Allora Massimo, cosa possiamo dire di Realino? È un'istituzione qui. Infatti, nessun ringraziamento, cioè è dovuta questa cosa, vederlo così felice e già ci rende tutti, anche a noi, molto contenti. Di Realino direi che io sono coetaneo dei tuoi figli, quindi Antonella andavamo a scuola insieme, Massimo, Alessandro, quindi, sì, quindi per me sei il papà dei miei, sì, sì, dei miei amici, esatto, quindi, però in questa veste sei papà, sei figlio e anche, diciamo, anche papà, però porti, diciamo, a queste generazioni. Sono contento che ci sono anche, diciamo, generazioni dopo la nostra, dopo la mia, diciamo, io sono un po' a cavallo. E poi quando veniva la Befana, tanto per dire, per mettere la cassa della sera della Befana, la mamma, già a Poretta non c'erano allora tante altre cose lì, io infatti racconto che metteva, dice, Realì, mettiamo una cassa, però mi sa che voi siete stati cattivi e la Befana non passa. Poi quelle poche cose che io già ho scritto erano quelle veramente, e alla mattina però quando mi chiamava a me e al mio fratello, perché Fabio era piccolino addirittura, perché fino a 10 anni tutto questo veniva fuori, tanto per dire, la Befana, e poi dopo a 11 anni Fabio, allora Alfonso 2 anni di meno, di me del 47, e ecco, allora ci chiamavano, fuori Realì, venite giù perché È passata la Befana. Però quando andavo giù c'era, ecco, cosiddetto, io infatti lo dico, una merangola, che sarebbe un arancio, c'era 10 cartuccine di carbone, e poi c'era, senso per dire, 2 cioccolatini, mi ricordo, avevano la cosa color d'oro della, che si ricorda, era quadrata questo cioccolatina, e niente, poca roba, niente, no, è che c'erano giocattoli oppure tanta altra roba. Comunque io porto i ringraziamenti, diciamo, i saluti, i ringraziamenti per te
che sei qui, grazie, no? Grazie. Ti devi ringraziare noi. Quindi del sindaco e del consiglio comunale che si è appena stabilito. A te. Bene. Grazie Massimo. Bene, Realino. Sì, mi dica. Visto che ancora noi siamo freschini, adesso arriva anche l'ombra, andremo sotto zero, guarda. No, sapevo che a quest'ora io, Realino dice tarda, ma io sapevo che dopo c'era l'ombra, perciò va bene così, vedi, stiamo al fresco. Veramente. Sì, allora, per scaldarci un pochino, io vorrei che tu dicessi una poesia che è un po' un tuo cavallo di battaglia, Civita. Civita. Io ho fatto questa poesia di Civita perché sono nato dentro questa bellissima valle, sono stato battezzato in quella bellissima chiesa di San Donato a Civita, e ho fatto questa poesia. Civita, piccolo magico borgo, sei come un'isola in un mare secco, paese delle antiche memorie, hai dato i natali a illustri santi, passi malferme come onde su ciottoli di pietra dall'antico colore, dove la storia nel silenzio ribomba, un profumo di fiori miscelato al rosso tramonto nasconde emozioni, ombre sottili giocano a nascondino con gatti randagi, streghe immaginarie aleggiano sui tetti, dove dimorano voci assenti, dando vita al piccolo magico borgo. Grazie. È il tuo cavallo. Grazie. Di battaglia. Vabbè, diciamo che sì. Bene, passiamo, cominciamo sì. A invitare un po' di amici che sono venuti e vogliono anche intervenire. Certo, devono intervenire. Devono intervenire, gli abbiamo chiesto espressamente, e partirei da una signora, Vera Bianchini. Ok. Un applauso. Adesso spieghiamo perché. Buonasera Vera. Buonasera. Al microfono. Ho avuto l'onore. Grazie. Di fare la prefazione e è stato un piacere grandissimo perché molte cose l'avete dette voi. È un libro valido, sono racconti validi anche dal punto di vista storico. E sono documenti di storia, vita vissuta che i ragazzi oggi, i giovani, neanche riescono a immaginarlo. E quindi leggere questi racconti io lo raccomando caldamente, però sono pezzi di storia e, come ho scritto nella prefazione, scritti con amore. E dalle letture ci arriva il calore della famiglia, era il calore che si può tradurre con la parola proprio amore. Gli episodi che mi hanno colpito sono stati quelli della Befana, come diceva prima Realino. Chissà se passerà la Befana, ma forse quest'anno non passa. Chi lo sa, siete stati cattivi, oppure la Befana è povera, non passerà. Allora pensiamo alla Befana di oggi. Oggi si scrive la lettera alla Befana e si fa l'elenco dei regali che si vogliono. La Befana non si vedeva, oggi magari si va al supermercato, si trova la Befana, oltre a quel periodo, si trova nelle piazze, scende da fanno scendere, tutti la vedono, tutto. E c'è qualcosa che si è perduto. E tanto carbone. Realino prendeva tanto carbone. Sì. Tanto carbone. Io facevo il carbonato, credo, ci avevo messo dentro la scatola, diciamo, tutto quel carbone, per l'inverno io ero a posto. Stavi anche nel Marchese del Grillo, il carbonaro, Realino e il carbonaro. Però, che cosa... Allora, i bambini rimanevano contenti lo stesso, perché le cose positive c'erano nella cazza della Befana. I dolci, insomma, non erano alla portata di tutti i giorni come adesso. Certo. Quindi era un grosso regalo i dolci, anche un'arancia era un grosso regalo. Anche due fighe secche c'erano, ecco. Di quei tempi, le fighe secche, sì. Tutta roba così di campagna. Sì, sì. Sì. Anch'io mi ricordo, per esempio, l'albero di Natale si addobbava con i mandarini, con qualche mandarino, qualche caramello. È tutto cambiato, quindi, il mondo. Poi l'obesità, il diabete, ecco. Grande. Sì. Un altro episodio che mi fa pensare proprio a questo amore che c'era. E poi c'era i grandi e i piccini che stavano molto uniti, non c'era la separazione, adesso c'è più separazione, il mondo dei grandi e il mondo dei vicini è molto separato, la strega, i racconti paurosi, e le mamme intorno al fuoco,
giocavano ad anello con i bambini. Questa è una cosa. Questi ricordi, esatto. Bellissimo. Le storie di paura, non so se mi sbaglio, le profacole. Questi profacole, loro lo attingevano dal cantastorie nelle fiere. Nelle fiere, in quei tempi, c'era un cantastorie che è come adesso il telegiornale, ogni qualvolta che tu l'accendi c'è sempre un fatto molto spiacevole, no? Quello ha ucciso quello, l'ha fidanzato, quello è. E di quei tempi queste notizie venivano fuori proprio dal cantastorie. E ci faceva una canzone, lo raccontava, ecco, le cantava sulle fiere. E poi questo tripulino le raccontava nella veglia, tanto per dire. E io ricordo anche, c'erano episodi che quando le raccontava le donne avevano anche degli occhi, diciamo, un pianto muto, tanto per dire, perché sentivano queste cose che facevano piangere, come adesso magari noi sentiamo quella, ci sono la moglie, la fidanzata, qui e quell'altro, e quello prima e poi facevano più caso queste cose. Sì, infatti in una poesia dici che le paure venivano proiettate anche sul muro, i bambini vedevano queste paure proiettate sul muro. Sì, erano ombre. E poi sì, qualsiasi cosa poteva sembrare chissà che, anche quello lì che acciaccò la coda al gatto, esatto. E la nonna si sveglia all'improvviso e dice sì. Gesù, Giuseppe e Maria, sia sì, la paura cacciata da via. Esatto. Vabbè, c'era anche l'antidoto alla paura. E Vera, volevi leggere qualcosa da questo libro? Sì. Allora, se Realino vuole anche dare una mano per... Sì, esatto. Ecco, una poesia, L'ortale di Lubriano. Le poesie di Realino hanno dei puntini di interpunzione che segnano, secondo me, appunto il ritmo. Un ritmo molto originale e particolare. Io vorrei leggerla seguendo questo ritmo. Bene. Piccolo borgo medievale, racchiudi nel silenzio odori, canti e voci con lavori di un tempo. Dalla torre monaldesca leggiano secoli di storia quel mondo così diverso che io cerco ancora. I miei infantili ricordi scivolano su pietre consumate da vecchie scarpe chiodate. Un giorno, senza tramonto, solo per un gioco, bambini volano come rondini gridando: liberi tutti! E ho dato questo ritmo, quello che secondo me vuole Realino, fermandomi, accelerando dove forse... È il ritmo che hai inventato. Sì, è un ritmo che sì, che io do, diciamo, sono già molto veloce quando parlo, quando mi muovo e tutto quanto, però mi sono messo delle cose. Nel 1956 frequentavo la quinta elementare. Nel pomeriggio già andavo da un fabbro a fare il ragazzo di bottega per 50 lire a fine settimana. Ma le 300 lire mensili di quei tempi erano molto importanti per la mia famiglia. Infatti ci si poteva comprare il petrolio per il lume a campana, le fulminanti, i fiammiferi e qualche candela per quando veniva il dottore. Ricordo che per andare a letto avevamo una piccola luce in un bicchiere con 3/4 d'acqua e 1/4 di olio di oliva, galleggiava su una sura turacciolo un papile. Era questa la nostra lampadina. Ancora oggi io e i miei fratelli ringraziamo i nostri genitori per averci dato quel poco che per noi è stato così tanto. Bene, grazie Vera. Okay, grazie Vera Bianchini. Bene, adesso passiamo all'editore del libro. Sì. Gemino Barbanera. Un applauso. Dall'omonima Accademia Barbanera. È un caso? Adesso facciamo, è un caso che si chiama così la casa editrice. Assolutamente. Buonasera Nevino. Ciao, buonasera. Ma niente, io brevemente intanto volevo così parlare della nostra microattività editoriale, certo. Nel senso che possiamo dire che non è di provincia, è di paese, perché abbiamo sede a Castiglione Integrino, quindi più di così. Ecco, noi ormai questa attività la facciamo, è un'attività editoriale per passione, nel senso che non è senza scopo di lucro, questo è fondamentale. E quest'anno,
così che ieri abbiamo avuto un incontro, tra l'altro ieri sera siamo andati pure un po' tardi. Ieri abbiamo festeggiato, sì. È un evento importante, nel senso che quest'anno festeggiamo i 18 anni dell'Accademia, quindi è un evento molto importante. E oltretutto, se potete vedere in fondo al libro, c'è un codice ISBN che attesta che è fatto da un editore, e questo è il codice 01. Significa che è il libro 101, quindi oltre che 18 anni festeggiamo oltre 100 libri. Per noi, insomma, considerando la nostra piccola attività, è molto importante. Adesso abbiamo diverse attività, abbiamo un premio di poesia, non mi voglio dilungare in questo. No, no, se vuoi dille, perché no, vabbè, io credo che sia utile anche, proprio perché noi siamo qui anche per cercare di farle conoscere e portarle avanti. Certo. Quindi io credo sia importante anche ricordare gli appuntamenti che ci saranno. Uno legge tutti i libri, cioè lui è veramente come un fanciullo, cioè una vitalità eccezionale, questo al è di un là. Tipo contadino di 71 anni. Esatto, sì. È un fanciullo, insomma, ci fa pensare al Pascoli con tutte le sue... E, diciamo, ecco, c'è un primo libro che è dedicato esclusivamente di poesie, alla valle. Poi abbiamo il secondo libro, che è Realino, poi poesie e racconti, e qui abbiamo il suo, secondo me, capolavoro, nel senso che abbiamo le poesie, i racconti e anche un saggio sulla vita contadina, un mondo che lui ci fa rivivere, un mondo che è scomparso ormai. Questo bisogna, soprattutto le nuove generazioni, che non hanno conosciuto quel mondo. Oggi magari, nonostante la crisi, c'è un benessere diffuso. Prima magari c'era una scarsità di mezzi, ma c'era sicuramente una ricchezza di valori, quello che abbiamo detto. Non è che dobbiamo tornare al passato, no. Però ci fa la storia, quei momenti di vita, le tradizioni, il lavoro. Questo credo di... Prendere la parte buona, ecco, di quel tipo di... Non è che c'era niente da lasciare qua, insomma, nella mia generazione. Quindi, niente, io non mi voglio allungare, faccio i complimenti a Realino, come al solito lui dice che questo sarà l'ultimo libro, io non ci credo assolutamente e voglio fare i miei migliori auguri e complimenti, di annoverarlo sempre nella nostra, sia come amico, come socio e come autore della nostra Accademia. Grazie a Realino, a Antonio e a tutti voi. Grazie a te, Nevino. E ci vediamo ai prossimi eventi. Come pubblicazione del libro mi basta questo. Vabbè. Perché io sono contento che, soprattutto che questo, che ho parlato, come ripeto, con i miei genitori, dei miei fratelli, e come si viveva in quei tempi. Bene, grazie. Allora andiamo avanti. Io vorrei a questo punto introdurre un tema che finora ancora è stato un po' marginalizzato, ovvero quello del dialetto. Sì. Allora, questo libro in particolare si caratterizza principalmente per le poesie in dialetto. Hai introdotto, sì, esatto, ecco, questa, sì, perché io, questo nuovo tipo di scrittura in poesia. In poesia, sì, perché io so alcuni anni che faccio parte dell'Accademia, di un gruppo, sì, di poeti dialettali di Viterbo, e sono orgoglioso di essere con questi, e dove ho iniziato a scrivere le prime poesie, dove ce l'ho, mi sembra, su 13-14 poesie, e le farò, perché parlando in dialetto rifà rivivere. Io ricordo che avevo i genitori che erano analfabeti, e quando io facevo la prima e la seconda, poi questa maestra è andata in pensione per fortuna, ma aveva una bacchetta lunga 2 metri, e questa signora Fiore, chi se lo ricorda, di Lubriano, mi dava le bacchettate, anche se io facevo così mi prendeva sempre alla punta delle dita, e mi diceva: Somaro, parla l'italiano, non il dialetto. Invece io parlavo il dialetto, perché? Perché i miei nonni, sì, quando andavo giù, anche loro erano quasi tutti analfabeti, parlavano con la lingua, diciamo, dell'Ottocento, e il dialetto dell'Ottocento, così i miei genitori. E invece no, invece è bello ritornare a parole, a dire quelle parole di una volta. Quello di Lubriano è molto simile quasi all'orvietano, mentre quello di Viterbo è molto diverso. Io qui ho degli amici poeti dialettali di Viterbo, e tant'è vero che loro hanno un dialetto molto, sì, diciamo, allora, piccante, più di quello nostro. Vogliamo far sentire una tua poesia, sì, in dialetto? Okay. In dialetto, allora, vi voglio dire solo la poesia, sì, è l'arba. Esatto. E l'arba, cantano l'usignoli tra gli spinagli marcauni, come un serpe la bassa nebbia scivola sulla gnuta greta,
pare un fiato selvatico, la nuvola che s'alza in alto, coprendo il piccolo Cida, ma lo sciallo bianco. Da un ponte lungo e fino al borgo ha legato il suo destino. Notano le storie di una volta, mar bianco mare senza onda. Il vecchio campanile per magia è un tronco che cammina, traghetta una campana che suona l'Ave Maria. Beh, grazie, grazie. Finora 2-2 a memoria, per ora. Vabbè, via, qualcosa, poi vedremo. Qualcosa leggo, qualcosa di so, sì. Bene, a questo punto inviterei sul palco due rappresentanti dell'associazione della Tuscia dialettale, esatto, di Viterbo. Sì, e sono Loretta Bacci e Ostelvio Celestini. Ok. E farei un applauso cumulativo. Questi sono due grandi poeti dialettali che io con loro tutti, due volte all'anno poi andiamo anche. Sì, in però fate dire loro, se no qualcosa, sì, fagli qualcosa dire. Ciao Loretta. Ciao. Io sono felicissima di essere qui per questa tua festa, in cui tu presenti ancora una volta le tue produzioni, sia in lingua sia in dialetto, e in cui porti tutto il tuo mondo, il mondo di un bambino contadino, ma che ci tira fuori da uno scrigno, forse ormai chiuso, tutti quei valori e quelle tradizioni di cui abbiamo tanto bisogno ora. Io nella mia poesia parlerò di un rione antico di Viterbo, Piano Scalano, che fino agli anni 50 era abitata quasi esclusivamente da gente contadina. Per cui è un omaggio anche al tuo libro. Grazie. Loretta, vediamo quale poesia hai portato per oggi. Ho portato una poesia che riguarda giugno e il giugno di una volta, quando si aspettava la bella stagione, l'arrivo della bella stagione per andare insieme ragazzi, ragazze, a fare passeggiate, e quello che non si era potuto fare durante l'inverno, nascevano quegli amori che durante l'inverno appunto erano rimasti subiti nel freddo delle case. Ma ricordo di giugno, l'era bello, a nappe le stradelle passeggiando con gli amici che destevino aspettà, però sguardo nascosto tutto il verno. Ridevino l'occhio di noi altri che disperati, cercando una promessa, nisconnevimo poi la delusione dell'anima negata dell'amore. Sotto le fronne di un albero un fiore, una panchina bastava per millanta. C'era chi suonava la chitarra e chi ballava solo col pensiero. Goli del rondinelle su del cielo, garivano a fasto picareccio, che sento ancora di lento a primavera, mo che quella chitarra sta manchiodo. Troppo di corsa ad è la vita nostra, e il tempo ad è distratto, curre e lascia risate allegre delle ragazzine a fa la compagnia ma le panchine. E ta ritrovi a ricercare quell'occhie, sparite dentro un sogno, sotto il sole. La strada alla rinverso ormai lontana, c'ha il pegno del mazzetto de viole. Grazie Loretta. Bene, Ostelvio, tocca a te. Gli do del tu perché me l'ha permesso lui, se no non mi sarei permesso. È un'istituzione alla Tuscia dialettale di Viterbo. Ma ricordo. Ma ricordo come in firme Piascalano, per l'allegria che c'era e per il baccano, ragliavano il suo mare, spauranno le galline, borbottavano le chiocce e piolavano il pulcine, le carrette, le carriole, le bighe del cavalle erano stanche all'aria al coperto nelle stalle. Quando il sole ancora era insonnolito, gran caciara scoppiava negli sito. Chi tirava fuori il mulo e chi il carretto
e intruppava il muro che era troppo stretto. Chi carcava le stabbio e le ferre del lavoro, dopo aver svegliato il somaro col tortore. Chi chiamava la moglie, chi la figlia, insomma era tutto un parapiglia. Appena giorno finivano il pericolo e la pace ritornava nelle turmente vicole. Dopo le donne fuori casa facevano comunella, ripezzando le garzone o a cucina vestarella. Qualcuna con l'aghino faceva le perlette, pan preziosi il corredo alle figlie giovanette. Se passavano il segrete e ammullavano lenguate, ma tutte le passante, scapole e sposate. Poi s'alzavano da seta e andavano in cucina a controllare la cucuma e da una tizzatina. Mezz'ora per mangiare, di più non ci voleva. Non c'era tanto da scegliere perché non si poteva. Un'acqua cotta con le erbette e due patate, poi pane e olive secche e rape strascinate. Dopo bagnato, accomodando le pedaline, arrivavano le discorse lasciate le mattine. Ma quando la campana suonava all'Ave Maria, si davano la buonanotte e amene così sia. Le figlie ciuche che zumpavano come il grille, le madri le chiamavano col nome e con le strille. Piagnucolando smettevano di giocare, andando verso casa risicando di buscare. Bollivano il fagiolo dentro al callaro a pennulone della catena del focolaro. Le donne intorno al fuoco preparavano il magnà per chi era stato fuori e stava per arrivare. Carche di legna, di broccoli e rapette facevano il ritorno le sumare e le carrette. E sulle serce mannavano scintille facendo di al padrone una sfirza di diasille. Forza Marì, che mo siamo arrivati, strillava la sumara bussando a torturati. Sei diventata borsa, te possano ammazzate, adel troppo magnà, te possa scuduzzate. A ta nome al sumaro ad era proprio d'usanza, perché si stabiliva una certa fratellanza. Il sumaro ad era obbligato a capire il padrone dal chiamo della voce o dal suono del bastone. Arrivato a casa come ogni sera, ricominciava la solita terra. Scaricavano la roba, staccavano il carretto e insultavano il somaro parlando in dialetto. D'estate nella stalla il somaro aveva callo, ma bastava una bracciata d'erba per saturarlo. Mentre d'inverno aveva da bagnare di meno, date le coste della Biada e del Fieno. Sul tavolo di casa ad era tutto pronto, menestra di fagioli e ventresca col panotto, quartarone di vino, la frutta di stagione, l'insalata da scarola mischiata col crescione.
stracche dal gran lavoro giornaliero, a metà stasera non gli pareva vero. Il prodotto della terra è una cosa dura, da quando si semena fino alla metatura. A cena il padre veniva messo al corrente di quanto capitato a tutta la cerchia del parente. Dalle guai combinate fu una scuola dalle figlie fino al fascio d'erba ammollato alle coniglie. E dopo aver mangiato per dirigire a capezza il quattro zampe facevano surti. Com'era bello questo appuntamento fissato per quell'ora, ognuno la sua bestia andava a tirar fuori, mule, somare, cavalle facevano la sfilata verso la fontana per farla abbeverata. Rimessa la bestia e governata per la notte, s'andavano a sdraiare con tutta la salute. Qui ad era la vita della nostra gente, avvezza a lavorare campando onestamente, che ringraziava Dio chiedendo protezione dalla grandine o dal gelo secondo la stagione. Grazie. Grazie Sterbio, perché sì, questa non è solo una poesia, un racconto, ma è veramente una lezione. Sì, è una storia veramente per bella questa qua, è oltre che poesia, sì. Bene, a questo punto io ringrazierei Loretta Bacci e Sterbio Celestini per il loro contributo, sì, e la partecipazione a questa festa. Grazie, ancora un applauso. Sì, grazie. Comunque è il presidente dell'associazione Agorà di Bagnoregio. Certo. Prego, un applauso. Buonasera, buonasera. Noi scherziamo anche per, ecco, da avvivare un po' la situazione. Oggi è un giorno di festa. Allora, presidente dell'associazione Agorà, questa associazione è stata fondata nel 2010, e è un'associazione culturale. E quindi ci occupiamo di tutta la cultura nel senso più vasto del termine. Accanto a questa associazione ha fondato anche un centro di studio, è un luogo dove i ragazzi più piccoli, i ragazzi dalle scuole medie, anche le scuole superiori, vengono nel pomeriggio a studiare se hanno qualche problema da risolvere, se non hanno capito qualcosa. Seguiti da ragazzi un po' più grandi di loro, si chiamano tutor, tutti laureati, una di questi tutor è la Fiorella Fraticello, e tanti ragazzi che vengono lì a Bagnoregio sono anche di Lubriano, ecco perché mi sono permesso di dirlo. Allora, come associazione, ecco, vi dico come ho conosciuto Realino. Sì, ecco, parliamo anche come associazione culturale. L'anno scorso abbiamo fatto a primavera un incontro sulle tradizioni della primavera bagnorese, che possono anche le tradizioni della primavera di Lubriano, perché stiamo tutti nello stesso luogo. E è venuto Realino a parlarci più o meno del racconto che fa in questo libro, cioè i lavori della campagna durante la primavera, l'estate e così via. Ma la cosa più bella, secondo me, non è questo racconto, è questo fatto che non sta scritto qui. Allora, la cosa avveniva nel salone dell'Episcopio. Appena Realino è entrato, è rimasto come folgorato, guardando la finestra sulla sinistra, dove davanti c'è il busto del vescovo Luigi Rosa. E Realino faceva il militare, qualche anno fa sicuramente, ed era fidanzato. A un certo punto si dovettero sposare. La ragazza era minorenne, e allora bisognava chiedere il permesso al vescovo. E Realino ha raccontato con un grande successo, uno scroscio d'applausi, cosa è avvenuto quando insieme alla fidanzata sono andati a chiedere il permesso al vescovo. Ecco, io direi che con poche parole ce lo potrebbero ripetere anche.
Sì, infatti è vero, quando sono entrato dentro questa sala e vedendo su un cippo il volto marmorio, tanto per dire, di Monsignor Rosa, io ho fatto, ma questo io le conosco, e infatti aveva l'espressione proprio ridente, rideva come quando io rideva quando io ci parlavo con mia moglie, questo qua, e infatti sì, ma allora io racconto questo perché per sposarmi avevo la bisogno di questa dispensa, e poi mi chiesi, ma era semplice la domanda, dice, ma siete forzati per sposare? No, dico, tutto a posto. E poi dico, sono 4 anni che io sono fidanzato, addirittura, proprio mi ricordo con espressione proprio, addirittura. Ebbene, per me, vedendolo lì, adesso per dire, sono tornato indietro, niente che può di meno 50 anni, 50 anni esatto, 50 anni sono tornato indietro, è stata per me un... No, perché anche hai festeggiato da poco? Sì, i 50 anni di matrimonio, sì, questo è vero. Credo che... E farei un applauso soprattutto a Elena, perché... Dove è la signora Elena? È sulla curva, diciamo, ecco, dell'anfiteatro. Allora, un secondo evento... metà agosto qui a Mercatello l'associazione ogni anno fa diciamo la notte delle stelle, dove c'è l'osservazione della volta celeste, musiche, poesie, letteratura e cose varie, e qui Realino ha raccontato la storia delle mille lire. C'era una canzone che abbiamo mandato, una canzone, mille lire al mese, e lui ha raccontato la storia delle mille lire. È una storia bellissima. Allora, forza Realino. Sì, più che altro, aspetta. Sì, no, esatto. Allora, il professore ti vorrebbe far raccontare tutto, però... No, vabbè, no. Tanto più o meno la storia... D'accordo, posso dire soltanto questo. L'ha raccontata l'evento, poi c'è anche nel libro chi è stato Realino. Esatto, nel libro chi è stato Realino dobbiamo andare avanti, perché se no non ce la facciamo, esatto. Sì. Se no, allora, quindi per me è finita così. Volevo salutare tutti, però c'ho un ricordo particolare. In occasione del primo evento, Realino ha voluto per forza recitare una poesia. Questa poesia si intitola La Madonna del Poggio, e lui lì si è commosso. Io non avevo capito bene perché questa commozione. Poi quest'anno sono capitato durante la novena della festa nella chiesa, e ho sentito una preghiera, la recito così, non la so a memoria, come mi ricordo. Di fronte a questa immagine hanno pregato i nostri padri. Ecco, allora, guardando questo libro, adesso mi spiego la commozione di Realino. Grazie. Grazie Giulio Nori, sì. L'associazione Agorà, ricordiamolo. Ovviamente se ci saranno degli eventi prossimamente lo faremo sapere, ecco Realino, sì, certo. Noi cercheremo di partecipare e di divulgarlo. Certo, sì. Bene, a questo punto, visto che l'ha introdotto, esatto. Giulio Nori, ti farei dire Madonna del Poggio. Sì. Madonna del Poggio. Lubriano, piccolo esile paese, adagiato sul triclinio come un etrusco, sorridi alla valle dei Calanchi nel mutare i suoi colori al rosso tramonto. In cima al poggio una chiesa barocca racchiude nel suo scrigno un dipinto dal volto materno. La Madonna con amore protegge il bambino sorridente. Gesù, alzando la mano destra, ricambia il saluto del passante. Per onorarti a maggio, un tappeto di fiori fa da calzare al tuo passaggio. Donne scalze, vestiti di nero, con occhi bagnati da lacrime, invocano grazie. Il fragore dei mortaretti, le dolci note della banda, il suono disteso delle campane, insieme a canti e preghiere, salgono in cielo a lodare te, o regina, Madonna del Poggio. Altra grazie. Poesia tutta a memoria, la memoria di Realino. Mi sono caduti i capelli e mi rimasta la memoria. Sì. Bene, andiamo avanti. Adesso sì. Faremo salire qui sul palco un'altra persona molto importante per Realino, perché ha scritto la prefazione di un altro libro, il primo, L'Eco della mia valle, professor Medori. E quindi chiamiamo professor Giuseppe Medori. Un grande applauso. Se serve una mano, la chiediamo. Ok, intanto applaudite, non fate caso, ecco, sì, riempiamo il tempo. Grazie professore, grazie per questa presenza. Di essere qui.
C'è il microfono, Realino? Sì, sì. Sì. Allora, io tra le poesie belle che ha scritto Realino ho scelto quella in dialetto ermipaese. Dunque. Sì. Tra le tante e belle poesie che ha scritto e ha pubblicato l'amico Realino, leggo con grande piacere quella dedicata all'Ubriano, che ha per titolo Ermipaese, recentemente edita su questo ultimo libro di poesie e ricordi di un bambino contadino. A ciò sono indotto perché, secondo me, questa poesia, rimembrando con toni delicati e sentiti, rivela in sintesi l'amore che il piccolo cantore dei Calanchi ha per la sua cara terra. Forse perché in essa, così martoriata dal tempo ed oggi abbandonata anche dagli uomini, Realino trova nascoste tra le infinite pieghe delle sue crete quelle note magiche che a stento l'aiutano a rivivere e a riscontrarsi ormai, a riscattarsi ormai da quel lungo letargo. Dice così Realino: Ermipaese è l'Ubriano, come un curiolo è lungo e fino, dal sole baciato, dall'alba al tramonto. Una orta le nostre nonne ci dicino, di chi all'Ubriano c'è l'aria buona, col meglio vino della zona. Il paese è pulito e colorato, somiglia al vestito d'Arlecchino, ogni forestiero che arriva gli fa l'inchino. Mambuco della torre monardesca, appollaiata, canta una scioetta, gorgogliando gli risponde la pucciotta. Non fa la spia, sto giocando con la stella, a Guattarella. È finita l'estate, questa è la realtà, è finita l'estate, non cantano più le cicale. D'albero, l'albero sognude, melaiù marviale, dondolando ci saluta l'ultima foglia, cascando falleco su un petalo di rosa. Questo è molto importante. Sì, scusi professore, intanto un applauso perché almeno riprende fiato. Per me è difficile, sto curando gli occhi, non ci vedo neanche, ecco. Staccandosi l'ultima foglia dal breve viale alberato che rende più liete le ore oziose dei pochi abitanti di Ubriano, annuncia loro l'imminente e triste e fredda stagione invernale. Per il poeta Realino, sempre aperto al buono e al bello, questa foglia, dondolandosi da un vento ancora tiepido, cadendo incontra un petalo di rosa che domani la pioggia trascinerà nelle sottostanti crepe sulle quali si allungano gentili e come appalcate le case di Ubriano e darà origine ad un filo d'erba, simbolo di un tempo migliore che potrà venire quanto prima. Queste crepe, care e familiari a Realino, rendono originale e bella la valle sottostante, sulla quale arieggia la cittadina di Ubriano e naviga la storica e antica città di Civita. Realino, senza sprecare inutilmente niente di quel poco tempo libero che aveva e che ha, è riuscito a farci leggere anche questa sua terza raccolta di memorie lontane e ormai quasi dimenticate.
dico, caro Realino, a nome dei tuoi genitori, dei tuoi cari numerosi familiari, anche di questa piccola raccolta, che il poeta delle crepe è orgoglioso perché in essa ritornano i nomi di Lisetta e di Celeste che il bambino inconsciamente nei loro occhi ha potuto leggere il suo domani, in particolare questo momento. Grazie Realino per tutto questo, frutto della tua tenace e ferma volontà. Grazie professore, grazie. Grazie professore. La ringrazio. Diciamo che ne stanno facendo santo, ecco, quando ho finito. Non esageriamo con scusate, ho difficoltà, ecco. No, no. Ecco. Vai, che accompagno io. Facciamo un altro applauso. No, Realino, l'accompagno io. Sì. Intanto fate un bel applauso al professore. Sì. E mentre lo accompagno, tu potresti cercare la poesia La mia valle, visto che abbiamo parlato, sì, del libro L'eco della mia valle, nel quale il professore ha fatto la prefazione, tu intanto cerca L'eco della mia valle. Grazie. Bene, come sta andando signori? Scusate, non ci accorgiamo da qui se va tutto bene. Va tutto bene, sì. Come sta andando? Benissimo, ci siete? Ecco, bene. Ecco, da Beve arriverà dopo. Diana Sganappa. Ecco, adesso do una mano anche a Diana, intanto fate un applauso. No, va bene. Grazie Diana, grazie di essere venuta. Sì, e allora, Diana... Sì, la presenti tu, vai. No, che devo dire? Devo vai dire tu, che Diana tu. Mi ha fatto la prefazione del mio secondo libro, che è stato Realino, e mi ha curato anche un po' tutto l'assemblamento, e io la ringrazio perché è una cara amica. E questa Diana Sganappa è una grande scrittrice, ha scritto molte poesie, anche poeta. Ho scritto molto, ma grande. Sì, vabbè, però no, sei una grande, perché sei una grande. Noi ci siamo conosciuti a Bagnoreggio, sì, in un momento di difficoltà, e sempre stato senza sapere da un patto, fermo restando che diciamo che i nostri natali più o meno, sono così, e convergono nell'ubicazione, perché siamo terronici tutte e due, siamo ruspanti, sì. E leggere... Io ho scritto di mio padre, della campagna, ma ritrovare questa memoria affettuosa e attenta, lo sguardo, cioè noi di un tempo, diciamo, studiavamo i gesti delle persone, certo, che avevamo vicino, noi non ci insegnavano a parole, noi insegnavamo, cioè imparavamo guardando, e piano piano siamo cresciuti. Quello che di te colpisce è che, essendo partito in un'epoca in cui tutto pareva fermo, la storia era ferma, perché come hanno già detto prima di me c'erano difficoltà proprio, non c'erano quelle luce, acqua, telefono, era qualcosa di proprio fantascientifico. Tu sei, non solo sei cresciuto nel tuo lavoro, nel tuo essere padre e poi nonna, sei cresciuto perché hai lavorato sulle tue origini. E non lo so se hai mai guardato una cosa, che tu sei una persona che contribuisce alla cultura, diciamo, come palco Franca Bassi. Okay. Un applauso Franca. Ok, grazie Franca, stasera ho grazie anche Franca, la sua Cencia, ti ringrazio veramente. Posso dire una cosa soltanto, fammela dire, perché dilla, io, come allora. Perché come ho conosciuto Franca? Io stavo a Civita veramente, proprio in fondo al paese, e c'era Franca che stava seduta su un muretto lì di tufo, tanto per dire, neanche di murato, così. Allora dico, signora, proprio così, io faccio, signora, vada ancora poco più avanti, basta fare 20 metri, lei vedrà delle cose spettacolari, tutta la valle, poi se lei cammina ancora c'è 50 metri una bella chiesetta rupestre, e poi ancora c'è un tunnel che da sud va a nord, e questa, allora sì, abbiamo parlato, poi era una poetessa e poi questo, e siamo diventati talmente amici, ma veramente amici, che ci sentiamo. Buonasera a tutti. Realino non sapeva quel giorno quando mi ha detto, signora, se va più avanti, senza rendersi conto che io da bambina, creatura,
camminavo per quei vicoli. Esatto, mia nonna Elisabetta, la chiamavamo Betta, era di Orvieto, e praticamente mi ha insegnato, mi ha portato per il bosco, mi nascondeva quando c'era la guerra, dentro i tronchi dei castagni, nella casetta degli attrezzi dove c'era l'asinello. Però io ho tanta emozione perché ogni volta che vengo a Bagnoregio, domani mattina vado al cimitero da miei e torno bambina. E anche qui mi sento molta emozione. Comunque ho creato per togliermi questa emozione. Provvediamo subito con un applauso a togliere l'emozione, se per questo. Che problema c'è? No. Siamo tra amici. Sono due o tre persone. I dialetti vanno salvati perché sono le nostre radici di qualsiasi paese. Qui, Civita, Bagnoregio, Lubiano, Viterbo, Roma. Io sono nata nel cuore di Roma, vicino San Pietro, e a casa mio padre non mi permetteva di parlare il romanesco. A scuola sono stata svergognata dalla professoressa di italiano facendomi volare un quaderno con uno zero spaccato, e dovai al banco ciuccia. Io me lo sono portata avanti questa storia per tanti anni, finché un giorno qualcuno mi ha detto: dove scrivo? Sei geniale. Io non credo, ma questo io non so fare niente, ma che sta a dire? Allora mi sono inventata la Soracencia. Che cos'è la Soracencia? È la mia ombra, è quello che ho dentro, e lo dico in romanesco. Perciò, se vi vuoi chiedere qualcosa, io Realino li voglio bene come un fratello, però gli dico: Realino, non la fa troppo lunga, perché qui stasera ci devo mangiare la porchetta. Ecco, questo non se lo chiede solo la Soracencia, me credo. Ho fatta 600 chilometri per venire a mangiarmi una bella la porchetta, ecco, venuta apposta. Ma anche Napoli. Sì, ma quello anche sempre. Io ieri sera, quando ho ritirato il premio a Napoli, ho detto: non vedo l'ora che mi vedo mattina per tirarmi sto pacchetto, che è meglio di questo pezzo di carta che non mi dice niente a me. Comunque, sì, io ormai ci sono tantissimi, però io voglio dire, salviamo i dialetti, perché i dialetti vanno salvati. Per me si dovrebbero insegnare nelle scuole, ognuno il suo, l'italiano e il dialetto. E se qualche bambino tira fuori la parola del dialetto, non lo ritroverete, perché lui vive in quella zona. Io, la mia professoressa mi teneva sempre sull'indice, e le amiche contente che ridevano, era bullismo pure quello. Cioè, te, gli amici non è che vengono con te perché sei carina, vengono con te perché sei una burina. Sì, io venivo dal paesello perché tutti gli anni mi facevo 3 mesi a Bagnoregio, andavo nel bosco, andavo sul torrente Rio Torbido. Ho scritto un libro che ha preso il premio Howard, perché io scrivo delle foglie, dell'albero, della natura, delle creature, dei bambini. Questo, scrivo fa. Sì, devo praticamente stare con i bambini, perché io quando vengo in questa zona mi sento una creatura. Grazie. Bene. Galino, perché questo è anche lo spirito delle nostre radici. Sempre. Io le poesie che preferisco tu sono quelle in vernacolo, anche se le altre sono belle, però quel vernacolo sento la voce di mia nonna, si sentono queste cose, chi le ha vissute. Io che ormai sono una vecchiarella, bisogna che, insomma, ho bisogno di queste cose, va bene? Beh, ma io ci ho staccato più di te. Comunque grazie e un bel applauso a Realino. Buonasera a tutti. Grazie Franca. La grande amica Franca, sì. Anche lei è una scrittrice, va in giro per ritirare i premi. No, è una grande scrittrice, esatto. Franca. Bene. Bassi, che uno qualsiasi può entrare su Facebook e vede Franca Bassi chi è, basta anche chiedere l'amicizia. Io, se okay. Sei d'accordo, proseguirei con le scrittrici, perché qui ne abbiamo tante, esatto. Scrittrici che ci sono venute a trovare. No, perché io sono contento perché ho tanti poeti e tante scrittrici, giornaliste e tante altre cose, ecco. Brave persone che, ecco. Esatto. Io inviterei la scrittrice Anna Polloni. Certo. Un grande applauso anche ad Anna. Ecco, con alcuni poeti ci siamo già visti ieri in occasione della presentazione dell'antologia. Grazie Anna per essere venuta. Dell'Accademia. Grazie. Barbanera. Grazie Anna di essere qui. Allora. Grazie a Realino e complimenti per le tue iniziative, perché è un posto fantastico.
Usiamo la stessa, questa, esatto. Sì, questa sì. Platea. No, no, Lubriano è bellissimo, c'è l'aria buona, e poi come dicevano le nostre nonne, Michele, a Lubriano c'è l'aria buona e il vino meglio, perciò dopo li vediamo. Anche nell'anfiteatro, nel senso che usiamo l'anfiteatro, ecco, usiamolo questo spazio. E questa è una prima iniziativa, speriamo che ne seguano altre. Certo. Bene. Anna, cosa hai portato per questo evento, per questa presentazione di Realino? Intanto volevo dire come ho conosciuto Realino, perché ho prima conosciuto i suoi libri e poi lui, esatto. Diversamente dagli altri, perché visitando il museo qui di Lubriano, che non sono di zona, vivo ai Castelli Romani, ma ogni tanto vengo nella zona di Borano, esatto. E quindi visito i posti qui intorno e sono caduta dentro al museo e ho fatto anche la gita nei Galanchi. Esatto. Con il percorso delle orchidee. Sì. E qui ci sono molti. Vabbè, poi ne parliamo. Qualcuno se lo ricorderà, uno davanti, esatto. Poi non ci siamo più persi di vista, ecco. Sì, per questi tanti anni, Sì. Poi lo dica, la seconda volta ti ho visto, e ieri sera, siccome questa signora aveva dei capelli biondi sulle spalle, ieri sera mi guardava, che siamo stati a Castiglione con Nemino Barbarera, e mi fa, mi guardando negli occhi, mi fa: ma tu non mi conosci più? E io stavo guardando. Tolgo il microfono perché no, perché così passa dalla Madonna del Poggio a una bestemmia. No, ho fatto tipo, ma io ti conosco, sì. Tu sei Anna Polone, sì, sì. Ma però tagliando i capelli, non va bene. Leggendo le tue cose, Realino, io noto sempre lo stesso entusiasmo. Ora, vuoi che parli del primo libro, del secondo, del terzo, come dici anche Nevino, sei cresciuto, va bene, non solo d'età, ma interiormente. Nella capacità espressiva, ti sei arricchito delle competenze dialettali, attingendo anche a delle risorse che abbiamo qui nel territorio. Bene, leggendo quest'ultimo testo, non potevo dire non dire un fatto. Ma secondo voi, ma logora veramente così tanto il lavoro del campo, quello del contadino? Io credo di no. E la stessa cosa me lo conferma anche Realino. Perché? Perché quando lavori nel campo, è vero, c'è la stanchezza fisica. È vero, si torna a casa stanchi, però c'è ancora la forza di sentire raccontare dei figli, e c'è la forza di un arricchimento culturale, quello che sta dentro. C'è anche il detto mens sana in corpore sano. Quindi mi sono sempre accorta che per me la stanchezza fisica diventa una droga, e per me lo è anche per lui, che nei momenti in cui la stanchezza abbassa le difese, no? Interiori, esce fuori l'estro. E lo stesso è quello che da sempre, nei secoli, hanno utilizzato tutti gli artisti del mondo, avvicinandosi all'alcol, avvicinandosi a droghe, a sistemi, a modalità diversi, perché solamente quando abbassi la ratio, la ragione, la razionalità, esce fuori l'espressività massima. E lui ha questa forza che ce la condivide tutti i momenti. Questa per me è la forza e la freschezza di Realino, e qui la trovo ancora di più, con un'altra forza, quella di non dimenticare, di fissare il ricordo, la forza dei nostri atti, quello che ci dà la possibilità di dire: ma io chi sono? Perché sono qui? E lui ce lo ricorda con semplicità, senza tante parole prolisse, difficili, che devi andare a prendere il dizionario per comprenderle. Hai detto delle belle parole, vero, Realino? Anna, grazie, sì, effettivamente io, sono talmente semplice che, come dice la semplicità, che Realino è talmente semplice, perché io ho fatto la quinta elementare, e a tanta gente dico: Realino viene da molto lontano, ma non dei chilometri. Qualcuno, basta che ci ragiono un tantino, già con queste parole capisce da dove vengo. Vengo proprio da quella parte, da quella fetta contadina, che purtroppo, leggendo le mie storie, vengo da molto lontano. Sì, sì, Realino, è vero. E quindi mi sono permessa di dire questo, che la tua vivacità entra proprio dentro le ossa,
ed incarna, no? Questa semplicità la incarniamo estrapolando, proprio che entra, trafigge anche il cuore. E questo è bello, perché poi questa freschezza riesci anche a trasportarla nella penna quando la scrivi, e la stessa non rimane fissata lì, perché anche quando recidi rimane e arriva. Ti ringrazio per questo dono che ci hai fatto. Grazie a te che hai invocato questo bel commento. Bene, grazie Anna Polloni del tuo intervento, molto apprezzato. Grazie, sì. E a questo domani sarà San Realino, ma hanno fatto santo, tanto per dire quasi, proprio... Dopo San Procolo, San Realino. C'è San Realino, sì. Bene, senti, sì. Allora, visto che ha accennato a quello che riesci a trasmettere tu con la poesia, a questo punto ti farei dire un'altra poesia, che si intitola Quel biondo pane. Ah sì, parlo sempre... Esatto, parlo sempre della valle del biondo pane. Quel biondo pane, nella valle dei calanchi, dalle bianche crete, l'esile biondo grano con sudore era falciato. All'alba di una mattina, la mamma, con voce cantarina, nella piccola arca impastava la bianca farina. Quelle bianche pagnotte, come bambini in fasce, sotto le calde lievitava la croce. Il vecchio forno a legna, con scoppiettante fragore, fumo e fuoco eruttava dalla sua bocca nera. Quel biondo pane croccante, con olio d'oliva profumato, con gioia da noi bambini veniva mangiato. Grazie. Bene. Oltre ad avere la passione per la poesia, io so che tu sei un grande appassionato di motori. Giusto? Sì. Moto d'epoca e moto, macchine. Anche auto d'epoca, la Sinca, qui l'hanno vista tutti, è una bella macchina, tieni sempre al lucido. Basta che dici la Sinca, già uno pensa noi la Ferrari, la Sinca. No, il Ferrarino dei poveri, ecco. Sì, esatto, è il Ferrarino dei poveri, hai detto bene, sì. Bene, allora, visto che introduciamo questo tema dei motori, farei salire sul palco un altro amico poeta che è molto appassionato di motori e ha fatto anche una poesia sul tema. E io e quindi inviterei sul palco Rinaldo Nicolai. Ok. Un grande amico che per l'occasione vogliamo dire è resuscitato magicamente. Che è successo Rinaldo? A Montefiascone dicevano è morto Rinaldo Nicolai, eppure è qui. Guarda, è resuscitato, giuro, apposta per questo evento. Guarda, giuro, quando io l'ho saputo c'ho la moglie lì, io ho preso la tua poesia che mi hai donato quando mi sono venuto a trovare, che io ero venuto dall'ospedale, io non avevo gli occhi, le lacrime agli occhi, giuro, ma la moglie, siamo rimasti, dico, è molto Nicolai. Vuoi spiegare che è successo, perché questo equivoco dica come è successo nella migliore sceneggiatura e drammaturgia, ecco, spiega che è successo. Allora, cosa è successo? Io sono resuscitato perché ero morto e tutti mi credevano morto. Infatti a Montefiascone, nella stessa via, nella stessa zona, c'è un altro Rinaldo Nicolai, c'era, e il quale è deceduto un paio d'anni fa, e quindi sui muri si leggeva Rinaldo Nicolai in località Asinello, proprio dove abito io, eravamo in due, e allora tantissimi mi credevano morto e ho ricevuto molte telefonate, alcuni sono rimasti esterrefatti quando mi hanno rivisto, hanno creduto proprio alla risurrezione. Addirittura un fantasma, cioè il fantasma di Rinaldo che passeggia per Montefiascone. Ieri sera, quando l'ho veduto a Castiglione, perché io giuro che credevo in cielo veramente, allora, Antonio mi fa: Realino, ma quanto tempo che c'è? Io giuro, se ero da solo lo facevo. Dico, aspetta un po', ma è veramente questo, è veramente un fantasma oppure è? Perché io ti credevo morto. Grazie Realino, grazie. Grazie Realino. Però ecco, diciamo che la resurrezione, infatti c'è anche il collegamento religioso. Sì, adesso non vorrei fare la dissertazione sulla resurrezione. Passiamo ai motori. Passiamo ad altro. Quindi sono vivo. Adesso sono... era giusto per fare un'introduzione, grazie, per alleggerire. Perfetto. Ecco. Sono vivo, sono qui con voi. Bene, grazie di essere qui. Ecco. Grazie. Mi fa molto piacere. Ti ringrazio Realino per questo invito eccezionale. Perfetto. Io voglio fare un collegamento tra
la vita contadina e i primi anni dello sviluppo tecnologico delle macchine, gli anni 50. Gli anni 50 stavano a cavallo tra la civiltà vera e propria contadina e successivamente la civiltà tecnologica e industriale. E ho scritto una poesia proprio in merito, che la dedico anche a Realino. Ho scritto dedicato ad Enzo Ferrari per ciò che ha fatto per l'automobile, per la Ferrari, che è la macchina più prestigiosa nel mondo, però poi incontrandoci ieri sera e invitandomi Realino qui sul palco, la dedico anche a Realino. Grazie, grazie Rinaldo. Io narro un episodio da me personalmente vissuto, avevo 8 anni, quando mio zio Angeluccio invitò il fratello Salvatore a desistere dalle gare, dal continuare a legare i buoi al gioco e quindi a falciare il fieno la mattina delle mille miglia, presto, verso le 6 del mattino, invitandolo proprio a recarsi sulla via Cassi ad assistere al grande spettacolo delle mille miglia. Ricordo che le mille miglia erano un grande spettacolo per le città, ma anche per le campagne, perché in campagna di spettacoli poco se ne parlava e quindi la gente confluiva tutta sulle strade per vedere questa corsa, la corsa più bella tra l'altro del mondo. E infatti mentre insieme a loro ci recavamo passando attraverso un viottolo sulla Cassia, Angeluccio, che conosceva un po', era appassionato un po' dei primi motori, diceva all'altro: vedremo le Jaguar, le verdi Jaguar, vedremo le macchine rosse, le Ferrari, vedremo le macchine argente, le macchine tedesche. E quindi io su questo poi ho costruito questa poesia. Allora, le mille miglia, governa i buoi, sciogli la pariglia, andiamo alla Cassia, passa la mille miglia, vedremo le verdi Jaguar d'oltremare, quelle che ci fanno sempre sognare. E quando alla vigna daremo l'acqua ramata, ricorderemo l'azzurra Talbò da tutti amata. E poi le BMW, Porsche, Mercedes d'argento, alta tecnologia del germanico talento. Veloci come il sangue nelle vene, baleneranno le Oscar, Alfa Romeo, Maserati italiani. Ma noi diventeremo divi immortali al volante della Enzo Ferrari, cavalier rampante. Ecco, questa è l'omaggio, perché siamo, appunto, diceva, al passaggio tra la civiltà dei buoi, degli asini, dei cavalli, alle macchine. Bene. E la dedico anche a te, perché so che sei appassionato di macchine e di macchine d'epoca. Infatti, guarda, ma a me più di tutti nel vederti. Grazie. Guarda, Giulio. È ancora emozionato dalla presenza fisica reale, sì. È lui, è vivo, ecco, se vuoi puoi toccarlo, non è un fantasma. Guarda, veramente. Gesù lo volle risuscitato dopo 3 giorni, ma non volle che apparisse a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da lui, a quelli che avevano mangiato e bevuto con lui, quindi a Realino, agli amici, eccetera. Ti ringrazio. Grazie. Bene, ringraziamo Rinaldo e Nicolai. Rinaldo, grazie. Grazie, un grande applauso. Grazie Rinaldo. Prego. Ok. Adesso invitiamo l'ultimo dei nostri amici che interverranno qui sul palco. Sì. E poi andiamo verso la conclusione. Sì, che poi andiamo anche perché la porchetta credo che bisogna correre dietro fra poco. Perché quello scappa il maiale. No, ma potrebbe. Vedo i miei parenti, amici, i parenti di Orti. La porchetta davvero? No, non credo. No, ma potrebbe raggiungerci sul palco e dire una poesia. Vabbè. Allora andiamo avanti e chiamiamo sul palco un giornalista e scrittore di Viterbo, Giovanni Fa per Due. Esatto. E lo accogliamo qui sul palco con un grandissimo applauso spontaneo. Bene. Oggi, come vedete, vanno le polo azzurre. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni, prego. Buonasera a tutti. Un breve intervento perché mi dispiacerebbe ritardare la porchetta, questo mi dispiacerebbe tantissimo. Quindi, che
Che voglio dire io? Voglio dire che da poco tempo conosco Realino Dominici, il quale mi ha subito colpito, oserei dire meravigliato, per tutta la forza e l'entusiasmo che lui mette nelle sue cose. Poi vorrei fare una piccola parentesi avvisando Realino che scrivere il primo libro è come fumare la prima sigaretta, e c'è gente intossicata tantissimo dalle sigarette per i libri, e io sono uno di questi. Quindi scrivere il primo libro non ti salva assolutamente, anzi ti porta nell'inferno dei dannati alla scrittura. Cioè, diventa un vizio. Ma se ne può uscire? No, meglio di no. Meglio di no, meglio rimanere. Certo. E poi pensavo ancora che gli antichi latini dicevano omen in nomen, e non a caso lui si chiama Realino, e non a caso noi siamo Civita di Bagnoregio. Noi siamo vicini a Civita di Bagnoregio, e in questo luogo magico, perché già Bonaventura Tecchi, che io ebbi occasione di conoscerlo quando ero un ragazzo che ancora non riuscivo a capire chi fosse Bonaventura Tecchi, una mattina a Piazza del Gesù il professor Alessandro Vismara mi chiamò e mi disse: Giovanni, venga che le presento il professor Bonaventura Tecchi. Io andai a conoscerlo, vedi, questo uomo era alto, imponente, e solo successivamente mi sono reso conto di chi avessi conosciuto, dello spessore che c'era in quella persona. Lui tra l'altro scrive, Realino, tra le cose di lui scrive: se io non fossi nato in questi luoghi io oggi non sarei uno scrittore. Quindi capirete bene che in questi luoghi c'è una magia, c'è qualcosa che spinge a scrivere, c'è qualcosa che spinge a studiare, a farsi letterati. E Realino è stato una vittima di questa magia, perché Realino scrive, scrive con soddisfazione e scrive con tanto entusiasmo. Io quando voglio sentirmi bene, con l'animo a posto, spesso mi prendo una pagina di Bonaventura Tecchi e me la leggo. È un balsamo per la mia anima, perché è scritto così bene che mi emoziona e nello stesso tempo mi fa sentire bene. Ecco, ora io che altro dire? Faccio tanti auguri a Realino, tanti grazie. Auguri anche alla moglie di Realino, che grazie, dovrà sopportarlo ancora a lungo in questa sua passione, perché ha fumato solo la prima sigaretta ha fumato. E vi lascio alla porchetta, perché mi sarebbe piaciuto parlare di più. Ancora un attimo e poi andiamo alla porchetta. Sì, ancora un attimo. Finiamo, sì. Ancora un attimo. Io li lascio però perché sì. Il mio intervento, vi ringrazio, grazie a tutti, buonasera. Grazie Giovanni per questo intervento. Sei un amico, sì. T'ho conosciuto credo troppo tardi. Un'ultima cosa, professore. Ho dei libri spettacolari, e veramente. Molto breve. Realino, un attimo. Realino, scusami. C'è una cosa che deve dire il professore a Giovanni Faber. Ricordate una cosa. Sì. Ha citato Bonaventura Tecchi, grande scrittore, e noi ci troviamo di fronte a Realino che, come Bonaventura Tecchi, è vissuto nella valle di Civita. Non sarei diventato scrittore, dice Bonaventura Tecchi, se non fossi vissuto alcuni mesi dell'anno nella mia fanciullezza fra settembre e novembre nella valle di Civita, con la visione davanti agli occhi del tufo dorato, dei ruderi estrosi e luminosi del paese che muore. Lì ho imparato ad amare la malinconia di ciò che passa e insieme l'energia di chi, essendo uomo, cioè creatura spirituale, non vuole morire e spera nell'eterno. Grazie per questo ulteriore intervento del professor Medori. Ne sa tantissime e quindi grazie. Potrebbe fare un evento tutto suo anche H24. Una piccola aggiunta, che penso di dire una cosa che conoscete tutti: il paese che muore è stato inventato da Bonaventura Tecchi, è lui che lo ha scritto per la prima volta, è stato ripreso poi dalla stampa nazionale e poi internazionale, e oggi è un modello di grande successo. Grazie. Grazie. Bene, Giovanni. Grazie Giovanni. Allora, adesso sì. Abbiamo due poesie per chiudere. Esatto, e poi andiamo a mangiare la porchetta. Ecco, esatto. Poesia e porchetta. Allora, la prima, proprio. Sì. La prima, siccome ci sono amici viterbesi, e voglio dire una poesia su Santa Rosa.
proprio vabbè, sì, un'altra cosa. Gli amici viterbesi, Santa Rosa da Viterbo. Uomini vestiti di bianco, forti come gladiatori, a un ordine di comando prendono posizioni. Un grido, sollevati e fermi, Santa Rosa risplende, aleggiando sui tetti tra luci oscillanti. Il popolo con devozione fa il segno della croce, occhi umili si inchinano al tuo passaggio. Piccola Santa Rosa, Viterbo ti onora, in cielo e in strada, fanciulla, ritorni ancora. Grazie. L'ultima. L'ultima, poi ragazzi andiamo a mangiare, eh? Beh, poi ricordiamo alcune cose, ah, e poi... D'accordo. Ecco, l'ultima, ecco. Oh, l'ultima poesia è quella che, sì, accanto della lodola, che avevo dedicato a 50 anni di matrimonio a mia moglie, ma però già sta facendo... No, 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 ma io gliela dedico qua. No, 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 accanto della lodola. C'ho un ricordo, e questo è in dialetto lubrianese, C'ho un ricordo del primo amore che mi sgavuzzo la marcore, sparpaio foglie di un calendario per trovare quel giorno lontano. 16 anni, una figlietta d'eri, candida, dolce come il mele. C'aveva una camicetta al vento, ci giocava in guattarella un piccolo senacerbo. Tra un cespuglio di maggio in fiore, ti donai un bacio e l'amore. Al canto di nallodola, io ti giurai, sarai la mia sposa. Oggi che so vecchio, tremante io t'abbraccico, copro le tue spalle come fosse uno sciallo. Ciao Elena. Bene. Grazie, grazie. Elena, vuoi sposare tu Realino Dominici? Sì, penso che... No, basta, basta, dopo 50 anni anche basta. No, io cambio strada, vado a Rocchio. E ci sta bene pure va questo. Bene, allora, ricordiamo... Intanto ringraziamo tutte le persone che sono intervenute oggi. Ringrazio. Aspetta, una alla volta, parliamoci sopra, adesso proprio alla fine. Allora, ringraziamo tutti gli amici che sono intervenuti. Ci dispiace per altri amici che scrivono, sono poeti e sono venuti qui e non sono potuti intervenire, ma ovviamente qui se no finiva veramente domani. E allora abbiamo cercato di limitare gli interventi. Credo che abbiamo esaurito abbastanza tutti gli argomenti sulla tradizione, sulla poesia, sulla tua storia, sulla vita contadina. Sì, Antonio, sì, grazie. Bene, abbiamo raccontato abbastanza. E adesso vi ricordiamo che i libri di Realino sono alla mia destra, ovvero alla vostra sinistra, e c'è Basilio al tavolino con i libri di Realino. Tutti e tre i libri, sì. L'eco della mia valle, che è stato di Realino, e poesie e racconti di un bimbo contadino. Sì. E poi, dopo, c'è la porchetta. Ok. Quindi? Sì. Ultimi grazie. Saluti. Sì, esatto. Vi ringrazio a tutti della vostra venuta, a farmi onore, e vi aspetto su alla porchetta col vino buono. Ok, grazie. Grazie, grazie a tutti. Buon proseguimento di serata.